Amici di Rabasket, appassionati di pallacanestro, amanti della Blue Basket Treviglio, ben ritrovati con il nostro appuntamento del lunedì sera. Siamo in via Francesco Cassani a Treviglio, nella sede della Clinica Dental Treviglio, una realtà che ormai si conferma a sostegno della Blue Basket Treviglio come azienda sponsor. La Blue Basket arriva da una serie di 5 vittorie consecutive e ieri è arrivata l'ennesima perla, incredibile, con un pizzico di fortuna ma sicuramente meritata. E allora andiamo come sempre a vedere cosa è successo al Palo Oltrepò di Voghera, dove i ragazzi di Adriano Vertemati hanno trionfato davanti a un coro di tifosi esultanti e, vista la nostra location, molto ma molto sorridenti. La Quinta Sinfonia di Treviglio arriva da Voghera, dove la banda di Vertemati riesce finalmente al terzo tentativo stagionale a battere Tortona. Il primo quarto è molto equilibrato, con il piemontese Sanders ad accendere la miccia per i padroni di casa e Borra a fare legna sotto canestro per i trevigliesi. Ma è la tripla di Caroti a chiudere il periodo sul 18-21. Treviglio si affida esclusivamente ai tiri dall'arco e nel secondo quarto il primo strappo lo danno Dalmeida e Palumbo, prima dei 12 punti consecutivi di Collins. Al 19esimo è 30-41, ma il folletto della Carolina del Nord non si ferma e la BCC sale sul più 16 al 24esimo, quando il numero 3 bianco-blu piazza un gioco da 4. Tortona non ci sta a perdere la terza di fila e con un parziale di 23-4 va addirittura sul più 3 a inizio ultima frazione. Al 35esimo Severini sigla 65-61. Dal time out escono la tripla di Collins e il piazzato di Caroti e i due piccoli diventano gli unici terminali offensivi per Treviglio, 65-66. Al 37esimo De Laurentiis riporta i bianconeri avanti nel punteggio, ma a 55 secondi dalla sirena, dalla lunetta Caroti riporta avanti Treviglio. Dal 67-68 il punteggio non cambia, nemmeno dopo il viaggio in lunetta di Grazzulis, che a un secondo dalla sirena sbaglia, lasciando via libera alla festa trevigliese. Abbiamo giocato la partita che volevamo giocare per 25 minuti, cercando di, in difesa di essere solidi come siamo tendenzialmente, ma soprattutto di chiamare pochi giochi, perché sapevamo che Tortona sarebbe stata molto pronta e soprattutto ha una fisicità di primissimo livello che a metà campo ci mette in difficoltà, quindi giocando moltissimo le opzioni della transizione, e credo che il ritmo della partita appunto sia stato il nostro per 25 minuti. Dopo hanno fatto un sostanzioso passo avanti difensivo, parlo di Tortona, la partita per noi è stata molto più a metà campo, siamo andati in gravissima difficoltà, salvo poi trovare qualche canestro di bravura di Collins che ci ha rimesso lì e con grande onestà alla fine si è risolta su degli episodi che questa volta ci hanno premiato, ma ovviamente sono conscio di quelle che sono state le cose fatte bene, quelle fatte male, e che per vincere queste partite bisogna arrivare lì e poi gli episodi ti premiano o ti penalizzano come altre volte ci hanno penalizzato. Sì, dobbiamo fare ancora un passo avanti, indubbiamente. Non sono tante però le squadre in grado di mettere questo tipo di fisicità, intensità e organizzazione difensiva. Quindi questo è un momento della partita che ci è capitato anche altre volte, soprattutto in trasferta, ma non solo, ci capita anche in casa ogni tanto, in cui soffriamo questo tipo di aumento. Però farlo per 15 minuti come ha fatto Tortona non è una cosa comune, quindi a metà come sempre. Sì, dobbiamo assolutamente migliorare questo aspetto, cioè giocare sotto pressione fisica, però è anche vero che oggi l'abbiamo trovata per 15 minuti di altissimo livello e poteva diventare un grande problema. Dunque 5 vittorie in fila per la BCC Blue Basket Treviglio, che dopo le 5 sconfitte a cavallo tra la fine di dicembre e gennaio potevano sembrare una chimera. Non sappiamo chi, al di là delle speranze, avrebbe potuto scommetterci qualcosa. Di sicuro lo staff, la squadra e la società che lavorano, come dice sempre Adriano Vertemati, per andare in campo a vincere tutte le partite, e sicuramente l'etica del lavoro e il rafforzamento della chimica di gruppo hanno potuto consentire questa impresa e questa risalita in classifica. Ovviamente con 2 giornate al termine della stagione regolare e altre 6 di fase a orologio,
tutto è ancora in ballo perché è un campionato equilibrato, è sufficiente una situazione di 2 o 3 sconfitte consecutive o di 2 o 3 vittorie in fila per cambiare le prospettive. Di fatto, se c'era qualche dubbio sulla bontà e sulla etica del lavoro, lo ripetiamo ancora una volta, di questa squadra, di questi giocatori, quelli sono stati fugati tutti, grazie anche a queste 5 vittorie consecutive. Eccoci allora nella clinica odontoiatrica Dental Treviglio. Di solito è il medico odontoiatra che fa domande al paziente, questa volta siamo noi che ci rivolgiamo al dottor Paolo Betella per scoprire, per approfondire la realtà Dental Treviglio, che è una realtà presente qui sul territorio da una decina d'anni. Sì, esatto, innanzitutto facciamo gli auguri ai tifosi della Blue Basket e a tutti gli abitanti di Treviglio in questo senso. La clinica odontoiatrica è presente da 10 anni nel territorio, siamo più odontoiatri, ognuno specializzato nelle sue branche. La clinica offre la possibilità di fare teleradiografie, sfrutta anche la possibilità della sedazione per quanto riguarda quei pazienti che hanno difficoltà o timori odontoiatrici. Abbiamo da più di 10 anni coltiviamo il rapporto con questi nostri pazienti e tutti i giorni poi ne abbiamo di nuovi. È una realtà che ha trovato un buon grado di compliance con la cittadinanza. Nulla, condividiamo appunto con la cittadinanza il tifo per la squadra della Blue Basket e siamo contenti anche che sia arrivato un buon risultato finalmente dopo un certo periodo, insomma, di difficoltà. In effetti voi create sorrisi e la Blue Basket arriva da un periodo di 5 vittorie che faranno sicuramente sorridere i tifosi. L'importanza di soddisfare un cliente arriva con un problema e voi siete chiamati a ridare il sorriso a tutti. Esatto, sì. In realtà si parte nella condizione appunto di valutare il soggetto non come cliente, come avviene in molte strutture oggigiorno, ma il nostro rapporto è ancora quello di paziente. Quindi il nostro desiderio è quello di soddisfare le esigenze del paziente senza dover vendere, come spesso accade oggi, delle prestazioni che magari non servono. Quindi si parte con l'idea di appunto dare un sorriso al paziente. La clientela, giovani, meno giovani, a 360 gradi? Sì, la pazientela è di tutte le età. Appunto il fatto di avere la possibilità della sedazione ci permette di lavorare anche su bimbi che magari hanno difficoltà appunto ad approcciarsi all'odontoiatria. Abbiamo la possibilità di svolgere attività chirurgiche anche relativamente pesanti come quella dell'implantologia, rialzi di seno e quant'altro. La clinica ci permette di, con varie zone operative, di sfruttare questa occasione, quindi il paziente può addirittura subire un intervento chirurgico ed uscire di qua nello stesso giorno già con una protesi avvitata su impianti o d'altro genere. Un parallelismo con la squadra di basket è proprio il lavoro di squadra. Qui c'è una realtà composta da diversi medici odontoiatri e quindi fate proprio un lavoro di squadra. Sì, assolutamente sì. E questo è anche, diciamo che ci unisce anche molto probabilmente la passione verso ciò che facciamo. Logicamente giocare a basket ha una sua passione per il risultato. Allo stesso modo gli operatori lavorano con passione per arrivare al risultato che è riuscire a dare il sorriso appunto alla nostra pazientela, che la vediamo un po' come il nostro tifoso in definitiva. 4 vittorie interne nella 24esima giornata di A2 Ovest. Rieti infila la 7ª consecutiva in casa nonostante il miglior avvio di Agrigento, 84-76 con 20 punti di Vildera. Con un super Monaldi, autore dei primi 22 punti in 13 minuti di parquet e di 28 alla Sirena, Napoli supera Biella 74-60 conducendo per tutti i 40 minuti, rendendo inutili i 25 di Saccaggi.
con 24 di Laganà e 20 di Elmore, ma soprattutto con i tre punti conclusivi di Lucarelli, Capodorlando batte Roma, rientrata da meno 18. Il 75-74 finale non consente però ai siciliani di conquistare la differenza canestri. Sul parquet di Casale Monferrato, Latina recupera da meno 13 e inizia l'ultimo minuto in vantaggio, ma la freddezza nei liberi di piazza regala lo spunto finale ai rossoblù piemontesi, 82-76. La capolista Torino a Scafati va anche avanti di 17, ma i campani, che in settimana hanno escluso Frazier dalla rosa, rientrano a un possesso di ritardo, senza però completare la rimonta, 67-73 il finale. Successo pesante di Treviglio in casa di Tortona. Collins ne mette 28 con 9 su 15 da 3. Carotti segna i liberi del sorpasso per Treviglio, mentre Grazzulis ne fallisce 2 a un secondo dalla sirena. 67-68 per la quinta vittoria in fila trevigliese. Trapani cade in casa contro Bergamo dopo un quarto eccellente chiuso avanti di 16. Gli ospiti rimontano con 26 di Carroll e ottengono la prima vittoria esterna stagionale, 72-78. In graduatoria, Treviglio si conferma al sesto posto ma con vista alla quarta posizione. In coda Bergamo si sblocca da quota 10 e continua a sperare. Il menù della 25esima giornata prevede diverse portate. L'antipasto del mezzogiorno domenicale è la succulenta sfida di vertice tra Torino e Casale Monferrato. Quindi gli interessanti e incertissimi scontri Agrigento-Napoli, Latina-Tortona e Rieti-Trapani. Bergamo Capodorlando, con in palio punti salvezza, si disputa martedì per via dell'utilizzo del Palagnelli per una manifestazione tennistica internazionale. Posticipata anche Biella Scafati per consentire al piemontese Bortolani di rispondere alla chiamata della nazionale. E siccome il vice del CT Sacchetti è il tecnico dell'Eurobasket Roma Mafezzoli, la trasferta di Treviglio a Cisterna di Latina slitta a giovedì 27. Benissimo, siamo in chiusura di questa puntata di Ora Basket, sempre dalla clinica Dental Treviglio. La prossima puntata scivolerà a venerdì 28 febbraio, perché abbiamo visto che il prossimo appuntamento, la trasferta in quel di Cisterna di Latina con l'Eurobasket Roma della BCC Treviglio, è stata posticipata a giovedì 27, per cui verrà posticipata anche la programmazione di Ora Basket. Rimanete comunque in contatto col sito ufficiale www.bluebasket.it e con i social della società bianco-blu, perché gli appuntamenti non mancheranno in questi giorni. Comunque, a questa breve pausa di campionato, in vista del rush finale delle due gare di stagione regolare e poi la successiva fase ad orologio, la Blue Basket arriva veramente con tanto vento in poppa e soprattutto con tanti sorrisi, quelli delle ultime 5 vittorie consecutive. Ringraziamo ancora una volta Dental Treviglio per questa puntata di Ora Basket e noi continuiamo ad invitarvi a seguire la nostra passione.